Sono Lisa Sentimenti, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena. Figuriamo quali partner in un progetto europeo che ha come principale obiettivo quello di riqualificare le aree produttive secondo criteri di efficientamento energetico. Sul nostro territorio, in particolar modo, l'obiettivo era quello di individuare un'area pilota su cui iniziare una serie di attività di analisi per formulare entro i termini del progetto un modello di energia efficiente ed intelligente da replicare poi anche potenzialmente su un'altra serie di aree del territorio, aree produttive del territorio. E per fare questo, l'interlocutore chiave per noi è stato sin dall'inizio il Consorzio Attività Produttive. Consorzio Attività Produttive che è operativo sul territorio sin dal 1975 e che quindi è senza dubbio il migliore conoscitore delle aree produttive di Modena, ma è anche, diciamo, il soggetto istituzionale preposto all'attuazione dei comparti produttivi e diciamo, negli ultimi anni con un occhio sempre più attento anche a criteri di sostenibilità e di riqualificazione energetica. Quindi per noi davvero l'attore, l'interlocutore ideale per confrontarsi su progetti, politiche e strumenti che vanno nella direzione dell'efficientamento energetico. E dicevo prima, aggiungo velocemente, lo ripeto, l'importanza strategica di questo coinvolgimento è legata anche al fatto che il progetto europeo come principale risultato produrrà un modello che vorremmo però appunto estendere nel futuro anche non solo ad un'area produttiva, ma a un insieme di aree produttive del nostro territorio che possano quindi intraprendere questa strada e questi percorsi di miglioramento dell'efficienza energetica. Caterina Bagni, presidente del Consorzio Attività Produttive. Come anticipava Lisa, il consorzio è attivo nella provincia di Modena dal 1975 e raccoglie 13 comuni della provincia di Modena e nei 13 comuni ha realizzato e realizza interventi di comparti produttivi che hanno la valenza di essere comparti con prezzi calmierati, sia per quanto riguarda i prezzi di vendita che i valori di affitto che poi verranno associati ai singoli insediamenti. Questa leva, che è stata una leva principale, la missione proprio per cui è nato il consorzio, ovviamente vista la crisi economica ma soprattutto immobiliare degli ultimi anni, è una leva che non funziona più. E quindi il consorzio ha cominciato a capire quali potessero essere le attività da svolgere per continuare la sua missione, il suo ruolo di facilitare, agevolare lo sviluppo economico e imprenditoriale della provincia modenese. E in questo modo abbiamo rivolto la nostra attenzione principalmente quindi a interventi e servizi che potessero garantire la capacità in questo territorio di fare rinnovamento dal punto di vista territoriale, un rinnovamento che non fosse soltanto energetico, non solo, ma che fosse ambientale e sostenibile per il nostro territorio, quindi che riguardasse anche come gli insediamenti vengono progettati, in che modo si rapportano con l'ambiente e la mobilità. E quindi in questa visione, in quest'ottica, abbiamo allacciato un rapporto con l'Agenzia per l'Energia proprio per costituire anche una banca dati, un sapere, il consorzio è sicuramente portatore, ma che deve essere integrato, un sapere che deve essere integrato rispetto alle necessità nuove, inedite delle aziende, per riuscire a dare risposte nuove. E quindi per quanto riguarda le capacità produttive, i cicli produttivi, il fabbisogno energetico, le necessità dei lavoratori rispetto all'implementazione dei servizi e delle reti di mobilità. Una banca dati che servirà come conoscenza anche per attuare interventi di riqualificazione energetica. Una banca dati che è fondamentale per attuare questi interventi, come abbiamo potuto rilevare dall'esperienza del comparto di Bonporto, in cui è stato fatto un progetto di APEA, cioè un piano, un comparto produttivo ecologicamente attrezzato.
E in questo caso proprio il fattore positivo che sta vedendo quindi questo intervento andare avanti è stato proprio legato alla profonda conoscenza che siamo riusciti a mettere in campo rispetto alle aziende insediate, le loro necessità e quindi anche la costruzione di un progetto che fosse sostenibile per tutti gli attori coinvolti.